Buongiorno a tutti. Pensavo di aver finito con le mie congetture su numeri primi, ma a quanto pare ho visto un'altra piccola regolarità e volevo descriverla anche se non sono del tutto sicuro che sia vera. Allora, partiamo con un piccolo riassunto, però consiglio di vedere anche il video che linkerò in descrizione per capire meglio il tutto. Allora, questo io lo considero un modulo. Questo modulo qua, lo determino tramite il minimo comune multiplo in sequenza dei numeri da 2x. Allora, l'altezza del modulo è data da 2, 3, 4, 5, 6, perché i numeri da 2x, voglio utilizzare questi in questo caso, da 2 a 6 in sequenza, e la lunghezza mi è data dal risultato del minimo comune multiplo, che è 60. Allora, il modulo è sempre speculare dal centro, in questo caso da 30, essendo il modulo del 2, 3, 4, 5, 6, quindi 60, minimo comune multiplo. Allora, questo modulo qua è sempre speculare dal centro. Tutti i moduli sono sempre speculari dal centro. Allora, 60 fratto 2 mi dà 30, quindi questa parte qua è speculare a quest'altra parte qua. Quindi, allora, tutti i numeri che non hanno caselle colorate dal 2 al 6 sono numeri, tra virgolette, tranne l'1, primi. Allora, 1, vedo che c'è, ecco, lo tiro qua sopra, 7, qui sopra, 11, lo tiro qui sopra, 13, lo tiro qui sopra, e così su tutti i numeri che non ho caselle colorate qui sopra. Allora, ho trovato quest'altro piccolo particolare, cioè questa parte del modulo qua, che io lo andrei a utilizzare per ricavarmi quest'altra parte del modulo qua, è speculare anche questa dal centro. Allora, 2, 3, 4, 5, 6, è l'altezza, minimo comune multiplo, uguale modulo, larghezza, lunghezza. Modulo diviso 2 serve a trovare il quantitativo di numeri necessari per individuare i futuri possibili numeri primi. Allora, questa parte qua mi serve per individuare tutti i futuri possibili numeri primi da di qua in poi. 60 meno questo, 60 più questo, fino ad infinito, cioè 60 per 2 meno questi più questi, 60 per 3 meno questi più questi. Solo in queste posizioni qua future avrò la possibilità di avere un numero primo. Ok. Adesso ho osservato che praticamente anche questa parte qua è comunque, se la divido per 2, è comunque speculare dal centro. Cioè 30 fratto 2 mi è comunque speculare dal centro. Questa parte qua e di qua sono simmetriche, speculari. Però se osservo il grafico non è così. Quindi ho il dubbio che sia vera o no questa affermazione qua. Supponiamo che sia vera, non lo so, non ho la certezza. Allora, questa parte qua è speculare a quest'altra parte qua. Quindi, se riesco a ricavarmi questi numeri qua, posso ricavarmi anche questi altri numeri qua. Questo insieme posso ricavarmi questi numeri qua e questi numeri qua. Questo insieme 60 per 2 e 60 per 3, 60 per 4 su tutti i futuri numeri. E così mi ricavo tutti i futuri possibili numeri primi. Spero di essere stato abbastanza chiaro, non lo so. Adesso faremo un altro esempio. Allora, test sul minimo comune multiplo di 2, 3 e 4 è 12. Il ragionamento sulla pagina precedente è corretto anche qui, cioè ulteriore specularità. Allora, fino ad ora utilizzavo, ad esempio qua il minimo comune multiplo di 2, 3 e 4 è 12, fino ad ora utilizzavo solo questa metà qua per ricavarmi quest'altra metà qua. Adesso volevo provare a ricavarmi anche da questo quartino qua, ricavarmi questo quartino qua per potermi ricavare tutto questo pattern, perché voglio avere utilizzare meno numeri possibili per ricavarmi il pattern. Allora, spiegato a numeri, minimo comune multiplo di 2, 3, 4 è 12. 2
12 diviso 2 è 6. Quindi ho mezzo modulo e uso la specularità solitamente. Provando a fare un'ulteriore metà, provo a descrivere dove voglio arrivare. Quindi, allora, solitamente si usano, cioè uso per ricavare il modulo i numeri primi che ho, cioè da 16 fratto 2, i numeri primi che mi restano sarebbero 1 e 5, senza il 2, il 3 e il 4, che sono i numeri che ho utilizzato per ricavarmi il minimo comune multiplo di 12. Adesso volevo fare quest'altro procedimento, quindi praticamente i numeri che mi restano i numeri da... È un po' complicato da spiegare, bisogna portare un po' di pazienza. Allora, 6 diviso 2 è 3, quindi la specularità ce l'ho da di qua a di qua. La specularità di questo però, perché qua sembra che ci sia anche qui, ma in realtà abbiamo visto che sull'esempio di prima non c'era. Quindi utilizzando 1, perché io non devo utilizzare i numeri che ho utilizzato per ricavarmi il minimo comune multiplo, quindi il 2, il 3 e il 4 non li utilizzo, quindi mi resterebbe solo l'1, dall'1 al 3. Quindi sulla matrice utilizzata avrei solo l'1 da utilizzare, quindi 3 meno 1 è uguale a 2. Quindi se io voglio trovarmi 3, voglio trovarmi questo 5 qua, è 3 meno 1 e mi trovo quest'altro 5 qua. 3 meno 1 mi dà 2, 3 più 2 mi dà 5, quindi mi sono trovato la specularità di questo numero qua. Ho spiegato un po' male, spero si sia un po' almeno capito. Allora, la prima metà del modulo individuata utilizzando solo il primo quartino del modulo e i numeri sono l'1 e il 5, quindi ho individuato anche il 5 utilizzando solo l'1 e il 5 e con questi due numeri qua posso ricavarmi dal 12 meno 1 meno 5, 12 più 1 e più 5, questo modulo qua sulle future ripetizioni. Posso ricavarmi tutti i futuri possibili numeri primi, quindi 12 meno 1, 12 meno 5, 7, 11, 12 più 1, 12 più 5, 13, 17 e così via su tutti i futuri numeri. Trovo i futuri possibili numeri primi. Allora, mi scuso per la spiegazione un po' fatta male, però a me sembra che quadri il tutto, quindi valutate voi. Allora, se credi che queste mie congetture siano corrette, ti prego di condividere il video, commentare o di mettere un like, grazie. Grazie ancora per aver guardato il video. Allora, per capire meglio un po' il tutto, riconsiglio di riguardare il video che linkerò in descrizione. Grazie ancora e arrivederci.